Allora, ringrazio il pubblico per il calore che ci ha dimostrato anche stasera. È stata una bella vittoria, abbiamo vinto 3-0, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo finalmente sbrogliato una grande matassa dei tie-break e delle partite mandate al quinto set. Quindi è stata sicuramente una svolta per noi questa. Dobbiamo continuare su questa strada perché stiamo lavorando molto bene. Per il resto ringrazio tutti i miei compagni di squadra che in questo periodo mi stanno dando una grande mano e dedico questa vittoria a mio zio. È stata una partita che abbiamo giocato bene, ci siamo detti sin dall'inizio e preparati in settimana che in questa partita dovevamo partire bene, sin dalla prima palla. E in tutti i set siamo partiti bene. Abbiamo studiato gli avversari e comunque ci aspettavamo che avessero delle uscite importanti. Infatti stasera hanno fatto anche delle belle giocate che noi ci aspettavamo, però bravi loro comunque e anche e soprattutto bravi noi a non sottovalutarli. Il palazzetto come sempre è il settimo uomo in campo, ci sono tanti tifosi, è bello vederli, appassionati, ancora tuttora battono e fanno festa sui tamburi, no, davvero davvero bello vedere questo grande palazzetto colmo di passione, diciamo. Ah, siamo contenti, bella vittoria, finalmente piena, primi tre punti in casa e dobbiamo dire grazie a questo pubblico che è sempre fantastico e che ci assiste dal primo all'ultimo punto. Abbiamo fatto una partita tosta dove abbiamo saputo soffrire nei momenti difficili e abbiamo tirato fuori sempre il meglio di noi nei finali dei set. Una bella conclusione di una partita comunque penso che abbia fatto divertire anche il pubblico. Noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo, veniamo da 4 vittorie consecutive, quindi comunque diciamo un bel trend, siamo soddisfatti, andiamo avanti cercando di dare sempre il massimo. Grazie a tutti ancora.